Bentornati su Dark Souls. Salve a tutti ragazzi, sono il vostro DragonHeart22 e quest'oggi siamo tornati su Dark Souls 1 dove ci eravamo fermati ieri. E a questo punto io direi di proseguire verso giù per andare a scoprire chi è questo che martella nelle mie orecchie. Ma ciao, è il fabbro! Salve! Eh sì, sbagliato. Potenzia arma. Quante spade lunghe però. Dai, lo possiamo fare. Ancora. Ah, non ci arrivo. Allora, acquista. Non ne posso acquistare. Va bene. Spiritoso. Ma guarda, mi prendono per il culo, mi prendono qua. Va bene. Torniamo su. Dunque, a questo punto direi di metterci per vedere com'è la spada lunga. Più due. Noi andiamo. Di cattiveria. Neanche sono arrivato, già rompi le palle con le frecce tu. Ma guardati. Ma stai. Ma stai buono. A questo punto io direi di prendere di qui. Oh mamma. Salve. Con la calma, con la calma. Calmissima ci vuole. Devi stare calmo. Calmo con quelle corse. Madonna santa, ti ho detto calmo. Bene. Gli togliamo 29. Cosa ho fatto a parte rotolargli sotto il culo? Non penso di poter fare il backstab a uno così. E non si beve davanti a me, è maleducazione. Titanite. Bueno, bueno, bueno tutte queste titaniti, dai. E qua c'è un oggetto bello grosso. Guarda quante ciccione. L'anima di una guardiana del fuoco. Evitando quello là sopra che mi spara, che ha tanto la forma di un papa, io andrei avanti contro questi cavalieri di Balder. Però possibilmente uno per volta, santo cielo. Volete venire in due? Venite in due? No! Non si beve! Che al costo di prendermi danno da quello, ma non si fanno. Ah, se ti staccassi dalla mia gamba sarebbe un'ottima cosa. Non ti attacco. Ok, tu fai il cretino guardando altrove. Aia. Pezzente. Pezzente. Allevati adesso. E alla facciata tua? Io bevo. Vorrei il tuo scudo. O quantomeno la tua spada. Anche niente, va bene. Stai tranquillo, non ne faccio una colpa. E siamo arrivati qui. La rabarda. Ed ecco dove siamo. Dove c'era il cancello. Dove c'era il toro. Il cinghiale, no? Il toro. Cosa dico pure io. Se mi fai tirare la leva, però, grazie. Tu sei molto gentile. E la porta si apre. Però, giusto, non è che mi devi sparare sempre, tu. Dunque, io scenderei giù di qua per questo ascensore. Molto carino, molto bello. Oh, siamo tornati al santuario delle gambe del fuoco. E abbiamo aperto una scorciatoia. Salve. La sa una cosa? Lei è veramente brutto. Ok, siamo al falò. Ci riposiamo. Aumenta di livello, non possiamo. Però, se noi scendiamo giù, qui, che c'è questa signorina tutta depressa, chiusa dentro un buco, e ci parliamo. Ed è non, ovviamente non ci parla. Possiamo potenziare le fiaschette Estus dandogli l'anima della guardiana. E quindi potenziamo le fiaschette Estus. Che adesso adesso le abbiamo portate a più 1. Ottimo. Possiamo tornare sopra. E voilà. Siamo tornati. Sì, questa è la mia fermata. Scendo. Allora, saliamo sopra. Calmati, calma. Calmo, calmo, calmo. Allora. Con calma si ragiona. Si fa tutto. Stai fermo con quella spada. E non mi fare contrattacchi. Cosa ho fatto?
Quello attaccava io con lo scudo, anzi io a dare calci al nulla. Sei veramente pesante tu. No, no, pezzo di merda. No, non bere tu. Tu non puoi bere. Ma dai, ma perché mi ha bloccato lì? Ma sei stronzo. Ma veramente, va. No, si riparte da qua, che strazio. Sì, scendo qui, grazie. Possiamo tornare sopra adesso. Ma vaffanculo. Che fa, vuoi bere? Ma mi hai rotto un po' le palle che ti devi parare ogni 3x2. E non si beve. Mamma mia. Ubriacone. Calmi, calmi, calmi. Calmi che ce ne sono tanti di questi. Qua è una bella... Boom! Boom! Stai calmo. Calmo. Ce n'è anche per te, stai tranquillo. Cosa vuoi tu da me? Cosa, ho appena assistito a un calo di frame. Ah, no. C'è il tridente di Nettuno questo. Aia! Porca miseria, che male. No, basta combattere sulle scale. Perché il tuo amico poco fa... Ma perché lo colpisco nello scudo io? Allora, se tu... Sei stronzo, non è colpa mia, giusto? Ok. Allora, mi fai la santa cortesia. Ma perché io non ti devo colpire? Santo cielo, però. Allora, quando poi è finito di girare in modo strano, me lo fai sapere. Colpisci. No, non ti attacco mentre sei così. Colpisci. C'ha 2 ore per ucciderti, oh. Scassamento di scatole. Guarda, era palese. Però prima... Ma poverino, guardalo dentro un barile. Ma ti volevano veramente male. Come fai a stare in piedi così dritto? Ecco, giustamente poi uno casca. Umanità, grazie. Tu mi stai antipatico e sei anche brutto. Lasciamolo là dentro per te. Vuole stare seduto nonostante io abbia aperto la porta. Stai seduto. Io non ne ho problemi. Saliamo la scala. Mentre saliamo devo fare una cosa. Ecco, magari... senti, però al momento le bombe le levo pure. Ok. È giunto il momento? Secondo me si anima quello là dietro. Oh no, ho sbagliato. Sono stati qui sopra immobili, penso per anni. Secoli. Appena arrivo io, si animano. Dove è scritto che dovete farlo? Dove? Mi sa che ho... Perfetto. So che il fulmine ti fa... vabbè, va. Ma la coda, la coda, la coda. No, la coda. Ok. Ah, è arrivato anche l'altro. Salve. Merda. Allora, tu ci muori. Aia. No, le fiaschette le prendi. Cosa stai facendo? Aspetta. Aia. Erroraccio. No, 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 no. Non andare giù. Finito la stamina. No.
No, devo bere. Non adesso. No, guarda che se mi ammazzi ora mi incazzo. Stai buono, stai. Aia. Aia. No. No, 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 dai, non ci credo. Non ci voglio credere, dai, come sono morto come un cretino. Sai cosa? Sai cosa? Diventiamo più belli. Diventiamo più belli. Guarda, ora siamo delle persone belle. Guarda che sei bello in viso, guarda. Guarda che sei bello in viso, guarda, tutto contento. Andiamo a morire. C'è un segno qui per terra. Chissà chi sarà. Ciao Soleil. Grazie che mi dai una mano. Aspetta, io intanto bevo. Ciao Soleil, quanto tempo, mi sei mancato. Sei pronto? Sei pronto Soleil? Andiamo a vincere? Va bene, dai, andiamo. Dialogo molto intenso è stato da parte tua. Intanto tu ti stai calmo. Vieni qua, dove sei andato? Bravissimo Soleil, già gli hai tagliato la coda. Ottimo lavoro. Ma io mi rendo conto che con l'elettricità la soffrono parecchio questi gargoyle. Dunque, guarda, a due mani. Di cattiveria. Ma sì, Soleil, entrambi col fulmine. Aia. L'ho sentita questa. E non poco. Ta. No. Ah, è arrivato anche l'altro. Allora aspetta, Soleil. Io picchio quell'altro. Ok, Soleil, quello già l'hai ucciso. Aia. No, no, di nuovo no. Muorici. Mi ha dato l'elmo. Fammi premere il tasto, però, no? Ciao, Soleil, ovunque tu sia. Grazie di avermi aiutato. 2 ore per salire una scala. E non c'è un tasto per velocizzare. Siamo arrivati. Che fa? Voi due vi volete animare pure? Non lo so. Magari dopo che attivo la campana. E voilà. Tiriamo la leva. È cominciata la messa, tutti in chiesa, forza. E la messa è cominciata. Andiamo a vedere se la gente è entrata in chiesa, visto che è stata chiamata. Guarda, io velocizzo per scendere perché mi secca stare piano. Eh sì, la gente è arrivata in chiesa. Vuoi un abbraccio? Non c'è un gesto che tipo dica no. Magari questo. Si può cambiare? No. Sei veramente brutto in questa posa. Apprendi i gesti. Ah, va bene, adesso lo faccio pure io con te. Con quale voce? Salve, abbracciami. No, va bene, me ne vado. Abbiamo scherzato abbastanza. E scendiamo a questo falò qui. Perché che ci siamo? Facciamo un salto dal fabbro. In avanzamento di livello. Io vorrei fare forza intanto a 20. E stamina 18. Stamina 18, dai. Salve, sono tornato. Ha visto? Non sono morto. Più o meno. Hai visto? Urrà. Sbagliato. Potenziarma. Dunque io potenzierei a questo punto la spada lunga e la farei più 3 perché ho le titanite. Come ultima cosa, sediamoci di nuovo al falò, perché visto che ho 2 umanità ravvivo la fiamma del falò, ovvero mi tolgo un'umanità e in questo falò da ora in poi prenderò 10 fiaschette Estus anziché 5 e proseguiamo per di qui. Ma dal prossimo episodio il viaggio continua.